Un altro cantiere sta per essere avviato nella città di Fano. Ad essere interessato è il quartiere Vallato per i lavori di riqualificazione al sottopasso di Viale Anna Frank. L'intervento partirà domani, giovedì 6 aprile, con la sistemazione delle parti in calcestruzzo ammalorate, la sostituzione dei punti luce con lampade a LED e la pulizia della vegetazione spontanea. Successivamente interverrà anche l'Istituto Apolloni con la sua arte. Ci hanno sottoposto dei bozzetti che abbiamo selezionato, lo abbiamo selezionato proprio richiamando quello che è il tema della natura, proprio perché ci troviamo in prossimità di uno spazio urbano, riferimento della città, quale il parco urbano, anche vicino a Casa Archilei. Ecco, ci sembrava lo spazio giusto per lanciare anche tutto quello che è il tema della sostenibilità ambientale e di questa importante attenzione e rispetto. Per quanto riguarda il traffico, invece, da dopo Pasqua e per 15 giorni sarà alternato e regolato da semaforo, mentre nelle due settimane successive l'accesso al sottopasso sarà totalmente interdetto. Questo è un ingresso importante di un quartiere, proprio perché ha bisogno di essere rigenerato e di dare l'avvio ad un quartiere che è molto attenzionato. Si stanno svolgendo all'interno tanti lavori importanti, se pensiamo al parco urbano, anche con lentezza, ma comunque stanno procedendo. Se pensiamo alla prossima realizzazione di pump track, se pensiamo a tutta la messa a dimora dei boschi che sono stati fatti e anche dei prossimi marciapiedi che arriveranno per mettere in sicurezza le persone nell'attraversamento, per cui, come vedete, grande attenzione alle periferie.